I complottisti sono particolarmente ossessionati dall'edificio 7, un grattacielo che con una struttura interamente in acciaio alto 174 metri, situato nelle vicinanze delle Torri Gemelle, è crollato nel pomeriggio dell'11 settembre. Secondo le ipotesi di complotto più in voga, questo grattacielo sarebbe crollato in maniera così strana da dimostrare che è stato demolito intenzionalmente in segreto, facendo passare la demolizione per un crollo. Ma i segugi della verità alternativa si vantano di non essersi fatti depistare da questa messa in scena. Vediamo in sintesi come viene ricostruito l'evento dal video Confronting the Evidence, trasmesso anche dal programma Report di Rai 3. L'edificio numero 7 del World Trade Center aveva 47 piani, con una struttura d'acciaio. Nessun aereo lo ha abbattuto, né le torri lo hanno travolto. Eppure, questo edificio si è disintegrato. Descritto così sembra davvero un crollo misterioso, ma soltanto perché i complottisti negano che l'edificio 7 fu colpito e squarciato massicciamente dalle macerie del crollo della Torre Nord, come dimostrano le testimonianze dei pompieri e queste immagini. Diciamo le cose come stanno. A meno di 100 metri dall'edificio 7 avvenne il crollo di una torre alta 400 metri. 500.000 tonnellate di acciaio e cemento si riversarono addosso agli edifici adiacenti. Il crollo delle Torri Gemelle causò un vero e proprio terremoto, rilevato dai sismografi. Pensare che un grattacielo vicino non subisca gravi lesioni in un evento catastrofico del genere è semplicemente ridicolo. L'edificio 7 si trovava proprio di fronte a una delle facciate della Torre Nord, per cui fu colpito in pieno dal flusso principale della valanga di macerie, quando le facciate della torre si aprirono a petalo durante il loro crollo. Anche altri edifici nelle vicinanze subirono danni spettacolari, ma meno ingenti, perché non sorgevano direttamente di fronte a una facciata delle Torri Gemelle, ma si trovavano di spigolo, per cui furono colpiti soltanto da una piccola frazione delle macerie. Inoltre, gli altri edifici avevano strutture tradizionali, molto più basse e larghe, in acciaio e cemento armato, assai meno sollecitate di quella interamente in acciaio dell'edificio 7, che era un vero e proprio grattacielo leggero. L'edificio 7, oltretutto, era costruito letteralmente a cavallo di una centrale elettrica preesistente, per cui aveva delle strutture di supporto insolitamente vulnerabili alla base. Nessun problema in circostanze normali, ma i rapporti tecnici documentano che in un evento straordinario come il crollo delle Torri Gemelle, l'edificio 7 fu tradito proprio dal cedimento di questi supporti vitali. L'impatto delle macerie contro l'edificio 7 è evidenziato da queste immagini, che per qualche strana ragione non vengono mai presentate dai sostenitori delle teorie alternative. Le foto e le testimonianze dei pompieri confermano che le pesantissime macerie delle Torri Gemelle raggiunsero e oltrepassarono l'edificio 7, che in quest'immagine è a sinistra. I danni prodotti dall'impatto delle macerie della Torre Nord contro l'edificio 7 sono evidenziati da immagini come queste. I danni interessano il tetto e la facciata sud, quella rivolta verso le torri crollate, mentre la facciata nord è intatta. È per questo che il crollo dell'edificio 7 sembra a prima vista così anomalo. Il capitano dei pompieri Chris Boyle descrisse uno squarcio enorme, alto probabilmente 20 piani, sulla facciata sud, come confermato da queste immagini tratte dalle dirette dell'11 settembre. Ma per i complottisti questo squarcio semplicemente non esiste. Sentiamo per esempio cosa ha affermato in proposito Franco Fracassi, regista del film Inchiesta Zero, nella puntata di Matrix del 31 maggio 2006. Si parla di grandi squarci. Innanzitutto io ho avuto modo di visionare tante fotografie di quell'edificio, da tutte quante le angolazioni di questi grandi squarci non li ho visti. Poi un grande squarcio è un grande squarcio, non è un buco. Quindi sì, dalle fotografie avrebbe dovuto mostrarli. E infatti le fotografie e i filmati che mostrano questo squarcio ci sono, ma i ricercatori della verità sembrano incredibilmente ignorarne l'esistenza. Un altro caposaldo della versione complottista è che nell'edificio 7
vi furono incendi piccoli che in nessun modo potevano contribuire all'accedimento della struttura. Il video Confronting the Evidence, sponsorizzato dal milionario statunitense Jimmy Walter, descrive così la situazione dell'edificio 7. L'amministrazione Bush dice che il fuoco lo ha disintegrato. Il fuoco è iniziato nell'edificio 7 alle 9, pochi minuti dopo lo schianto nella torre sud. Gli incendi sono durati tutto il giorno. La foto è delle 15. Non è facile vedere gli incendi, sono piccoli. Ci sono fiamme provenienti solo da alcune delle migliaia di finestre di questo grande edificio. La maggior parte dei piani non aveva incendi e quelli che ce li hanno bruciano in zone isolate. Chiediamo anche il parere di Franco Fracassi. Si parla di grandi incendi e non si sono visti. Non si sono visti per una ragione molto semplice. I complottisti hanno disinvoltamente dimenticato di mostrare la facciata opposta dell'edificio. Eccola nelle straordinarie immagini del fotoreporter newyorkese Steve Spack e di Aman Zafar. Il fumo si leva dall'intera facciata sud, quella squarciata e rivolta verso le torri crollate. E questi sarebbero piccoli incendi? Quelli che non si sono visti? Gli incendi si espandono e le finestre si frantumano per il calore. Il fumo man mano peggiora e si notano chiaramente i danni da impatto. Nella nube di fumo si scorge lo squarcio descritto dai pompieri. Si parla di grandi incendi e non si sono visti. Non si sono visti o non si vuole vederli?